Buongiorno Luigi, posso lasciare 10 minuti il tempo di passare dalla farmacia? Sì. Ah, dagli un bicchiere di latte e un cornetto con la marmellata, al cane niente, eh? Vieni, va bene. Forza, togliti lo zainetto e mettilo là. Bravo. Mi raccomando, bevi tutto. Grazie. Sempre di corsa la mamma. Tu però... mangia tranquillo, calmo, che sei in anticipo. Il mio amico Francesco papà ha un cane grandissimo. Dice che si chiama Lano. Invece sua sorella l'ha chiamato Briciola. Secondo me gli sta meglio Lano. Quando lo prendiamo noi, papà, lo scelgo io il nome. Ce l'ho già, o Schioppo o Bandito. Non sempre una madre uccide il proprio figlio per colpa di una grave patologia mentale. Diverse infatti possono esserne le cause. Lo spirito di maternità non è tanto il frutto di un istinto, quanto la possibilità di apprendere da un modello di madre che si sperimenta. Non di rado queste persone agiscono come in trance, rese sgomente da una profonda solitudine. Rimane comunque nella nostra società un delitto inaccettabile agli occhi delle persone normali che non conoscono la sofferenza mentale. Ma ancora oggi numerosi sono gli interrogativi sul perché una madre uccide il proprio figlio.